È possibile craccare l'algoritmo di YouTube? Di cosa sto parlando? Lo scopriamo insieme in questo video. Ciao, sono Paolo e in questo video voglio rispondere a una domanda che mi è stata posta nei commenti, via mail, molto spesso, purtroppo devo dire, e cioè se sia possibile o meno craccare l'algoritmo di YouTube. Ma innanzitutto che cosa si intende? Beh, nella mente di queste persone che mi fanno questo tipo di domanda c'è semplicemente un desiderio, ossia quello, come dicevo poi nel video scorso della settimana scorsa, che devo dire ha avuto un discreto successo, quindi se non l'hai già visto puoi farlo cliccando la scheda qua in alto. Dicevo, c'è il desiderio di raggiungere un risultato più velocemente di altri sfruttando in questo caso una flaw, una debolezza di un particolare sistema, in questo caso dell'algoritmo di YouTube. Nel gergo tecnico queste imperfezioni di algoritmi o piattaforme vengono definiti loophole, quindi sono dei difetti, appunto, come dicevo prima, che permettono, se sfruttati, di ottenere magari un certo tipo di risultato che normalmente non sarebbe possibile ottenere. Quindi queste persone, che molto spesso sono dei tecnici, sono dei nerd, quindi gli piace indagare, studiare le cose tecniche, vogliono trovare, e ogni tanto devo dire che in alcune piattaforme è possibile anche trovarle, vogliono trovare delle imperfezioni per battere, tra virgolette, l'algoritmo e quindi raggiungere dei risultati molto più elevati in poco tempo e con poco sforzo. Quindi per questo dicevo prima che si riallaccia al discorso del video precedente, perché con poco sforzo, con poco impegno, molta velocità ottengono un risultato molto molto alto. Molto spesso è possibile che ci siano questi problemi, questi difetti, tra virgolette, nelle piattaforme e negli algoritmi che gestiscono appunto l'andamento di queste piattaforme. Perché? Beh, semplicemente perché sono fatte da esseri umani e quindi, siccome noi esseri umani siamo degli esseri non perfetti, ovviamente commettiamo degli errori, quindi anche chi progetta queste piattaforme può commettere degli errori. Errori che poi vengono notati da magari da altre persone e quindi sfruttati. Però poi cosa succede? Molto semplicemente questi difetti, una volta che vengono sfruttati, per un po' vengono notati dagli ingegneri che hanno progettato queste piattaforme, le quali ci mettono una bella pezza, e in quel momento lì tutti i sogni, tutti i risultati, tutto il successo che avevano ottenuto quelle persone in un nanosecondo viene spazzato via, un po' come un castello di carte con un soffio di vento, no? Viene spazzato via in un istante. C'è anche poi da considerare ovviamente l'anzianità di una piattaforma, nel senso che è più probabile che questo tipo di problemi ci sia in una piattaforma appena nata, quindi nuova, appena entrata sul mercato, rispetto magari a una piattaforma che è già presente da tanti anni sul web, nella quale hanno già lavorato per tanti anni gli ingegneri a crearla, ottimizzarla e sistemarla. Quindi, venendo al nostro caso specifico, parlando di YouTube, è una piattaforma in senso buono piuttosto anziana, se ci pensi, nel senso che è nata nel 2005, quasi 15 anni fa. È normale che le persone che ci lavorano dentro hanno notato questi difetti nel corso del tempo e ci hanno messo una pezza. Il più famoso, non so se te lo ricordi, però era quello che c'era agli inizi, quando per essere suggeriti dall'algoritmo, per essere posizionati nelle prime posizioni, bastava avere tante visualizzazioni. E quindi cosa succedeva? Molto semplicemente le persone che volevano craccare l'algoritmo, in questo caso cosa facevano? Trovavano tutte le soluzioni possibili e immaginabili per accumulare quante più visualizzazioni possibili nel minor tempo possibile. Quindi vari servizi di acquisto visualizzazioni nascevano, oppure c'è qualche aneddoto di persone che avevano una stanza piena di computer che in loop riproducevano sempre lo stesso video per aumentare le visualizzazioni. Insomma, vari stratagemmi più o meno decenti, tra virgolette, per cercare di fregare il sistema. E ovviamente gli ingegneri che lavoravano a YouTube ci hanno messo veramente poco ad accorgersi di questo problema, e nel 2012 c'è stato un grosso aggiornamento che ha cambiato radicalmente le regole del gioco. Non era più sufficiente avere tante visualizzazioni per essere suggerito e posizionato meglio, ma sono entrati in gioco altri fattori, tra cui quelli più importanti, se ti ricorderai, se hai visto altri miei video, sono ovviamente il tempo di sessione e il watch time, sono i due principi, poi altri fattori come il grado di interazione, i commenti, mi piace, eccetera. Tutte cose importanti, però il tempo di sessione e il watch time sono diventati quelli più importanti, perché ovviamente YouTube ha iniziato a dire: ok, non basta più avere tante visualizzazioni, bisogna che tu dia un vero segnale di qualità. Quindi qual è il miglior segnale di qualità? È quello di tenere le persone collegate sulla piattaforma. Perciò, come vedi, sfruttare questi loophole, questi flaws, questi difetti all'interno di una piattaforma, di un algoritmo, ha una vita piuttosto breve. Nel migliore dei casi dura magari da 6 mesi a un anno, nel peggiore dei casi dura un paio di settimane, un mese solitamente. Quindi il mio consiglio per concludere anche questo video è:
evita di avere questo tipo di mentalità, quindi di cercare questo tipo di scorciatoie, anche se sei una persona molto tecnica, molto intelligente, molto brava magari appunto nell'aspetto tecnico. Cerca di evitare questo tipo di ragionamento, perché nel migliore dei casi non otterrai sicuramente risultati nel lungo periodo, nel peggiore dei casi invece potresti incorrere in problemi molto molto più seri. Quindi spero che il video ti sia piaciuto, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi e come sempre ti ricordo di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, seguimi anche su Facebook, visita il mio sito paologrisendi.com e contattami se vuoi scoprire come migliorare la qualità dei tuoi video e la performance del tuo canale. A presto, ciao!